sentendo tutti questi interventi, quindi, amici, cari amici e colleghi che non vedevo da tanto tempo, ero felice di stare anche riconosciuto, e pensavo in questa epoca, ma come ci manca, amici? Ma come ci manca? Questa, ti ringrazio Claudio, che tu fai sempre questi convegni, diciamo, con un tocco, con un invito alla riflessione. Io penso che mai in questa epoca, in questo momento, abbiamo bisogno di riflessione come in questo momento. Cioè si parla di azione, poi più si parla, meno si fa, però. Ma noi abbiamo bisogno di riflettere, perché è una fase veramente di passaggio enorme, una fase di grande evoluzione, e ci mancano le persone come Crocetti che sapevano, diciamo, mettere un po' tutto insieme e trovare una prospettiva. Ecco, vabbè, niente, io sono contento di essere qui, vi leggo questa cosa che ho preparato, l'ho scritto perché volevo che durasse solo 20 minuti, come mi aveva raccomandato, io poi prendo sempre sul serio le cose che dicevi Ombroni, poi alla fine. Va bene, allora, vediamo se... questo intervento che faccio trae spunto da alcune conversazioni avute con Luigi Crocetti negli ultimi anni della sua vita. Luigi e io, intorno al 2000, avevamo scritto a quattro mani un articolo semiserio, Favola, il titolo è tutto di Luigi, come contributo a un volume in memoria di Angela Minai, che era un'altra grande protagonista, diciamo, degli anni 70-80, diciamo, e anche dello sviluppo dell'automazione in Italia. Il racconto immaginava la situazione delle biblioteche italiane 10 anni dopo, in uno scenario tecnologico sempre più condizionato dai giganti della rete e dai grandi produttori di contenuti multimediali. Quell'esercizio ci aveva divertito parecchio e ci promettemmo di ripeterlo la prima occasione. Erano gli anni in cui Luigi conosceva Research and Art Facts, il libro del biografo americano Thomas Stansel, che poi tradotto in italiano come Letteratura e Manufatti, Firenze e Lettere 2004. Ed era anche l'ispiratore dei convegni che conservare il Novecento, che si svolgevano annualmente qui a Ferrara, a cui lui partecipava regolarmente a prima legge. Come noto, Crocetti aveva una solida competenza, abbiamo visto qui, è stata richiamata più volte, il campo della conservazione del restauro, come dimostrano i suoi numerosi contributi anche per essere stato responsabile del laboratorio di restauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Negli stessi anni cresceva il mio interesse per la conservazione delle pubblicazioni digitali e ne seguivo con attenzione i primi sviluppi. Non ricordo esattamente quando mi capitò sotto gli occhi il suo saggio dal titolo Cosa resterà del Novecento, che qua è stato citato più volte, pubblicato nel 2001. Lo lessi immediatamente e rimasi colpito nel constatare quanto l'autore fosse consapevole degli effetti della rivoluzione digitale sulla conservazione degli archivi letterari o archivi culturali, come lui preferiva definirli. Quella del Novecento sarà con ogni probabilità l'ultima cultura a poter essere documentata nei modi classici, carte, libri, oggetti e fisici in generale. Questo è, così affermava Luigi Crocetti. Crocetti si rendeva conto del salto di qualità della tecnologia digitale e della discontinuità instabile che l'avvento di Internet aveva prodotto nei circuiti della comunicazione culturale. Sopravviveranno la comunicazione cartacea, gli scartapacci e le paperole di cui sono fatti gli archivi del Novecento? Si chiedeva. Gli archivi del futuro, di che cosa saranno fatti? La lettura di quella recensione, si trattava infatti proprio della recensione a un volume del Conservare il Novecento, mi offrì il terreno sul quale lanciare l'idea di un lavoro in collaborazione. Ci scambiamo alcune mail, qualche indicazione bibliografica, una o due conversazioni telefoniche, e di lì a poco maturò il progetto di un breve saggio dal titolo Dialogo sulla conservazione. L'intenzione era di affrontare l'argomento usando spiritosamente la forma dialogo di classica memoria. Avevamo cominciato a identificare le questioni da approfondire, ma non riuscimmo ad andare più oltre a causa della salute di Luigi. Purtroppo, mia colpa, rimane poca traccia della
nostra corrispondenza digitale. Ma ricordo che ci rendemmo subito conto che le nostre rispettive opinioni non sempre collimavano. Proprio per questo la formula del dialogo ci sembrava la più appropriata a far emergere con chiarezza quando fosse stato necessario. Nessuno di noi due era abbastanza attrezzato per approfondire il discorso del piano tecnico. Oltretutto, in quel periodo, i programmi di conservazione digitale a lungo termine, in ambito bibliotecario e archivistico, erano ancora agli esordi e la letteratura sull'argomento era focalizzata principalmente sugli archivi amministrativi, soprattutto quelli legali, digital forensic, si dice oggi questo tipo di approccio, e sugli archivi aziendali. D'altra parte, il nostro intento non era di fornire precette indicazioni tecniche, ma di far balzare l'attenzione degli addetti il tema della conservazione digitale, non isolandolo in una nicchia specialistica, ma cercando di ricondurlo in un quadro organico, attivando una riflessione che comprendesse sia i supporti analogici che digitali. Si trattava di confrontarsi con le sfide che le nuove tecnologie ponevano alla conservazione e gestione della memoria collettiva, in quella visione unitaria della cultura su cui tanto insisteva Crocetti, convinto che le biblioteche e gli archivi debbono, per loro natura, essere profondamente immerse nel flusso culturale generale. Queste sono le parole del Vigilio. Richiamare oggi l'attenzione su questo tema, in Italia tuttora poco frequentata dalla letteratura professionale, vuole essere il senso del mio breve contributo a questo incontro in onore dell'amico e collega scomparso. Al contrario di alcune spericolate previsioni che negli anni 80 e 90 del secolo scorso davano addirittura per scontata la scomparsa della scrittura, fino a prefigurare una società basata sul ritorno alla comunicazione orale, dobbiamo constatare che con la diffusione di internet, del PC e degli apparecchi mobili si è verificata un'esplosione della comunicazione scritta, sonora, visiva e visiva senza precedenti. Dalla produzione di documenti cartacei al web, dalla posta elettronica alla messaggistica sui cellulari, ai social network, in generale possiamo dire che è cresciuta enormemente l'informazione registrata, sia che si tratti di testi e dati, sia di immagini e persone. Tutto questo sta portando a un aumento incalcolabile di archivi di ogni tipo, cartacei ed elettronici. Come ha osservato il filosofo Maurizio Ferraris, autore di un importante volume dal titolo Documentalità, la terza 2009, purtroppo poco conosciuto nella comunità bibliotecaria, alla società della comunicazione fa da pendant la società della registrazione, anzi possiamo parlare di una società della comunicazione registrata. Infatti una delle caratteristiche della nostra epoca è che tutta la comunicazione che si avvale delle tecnologie dell'informazione è registrata. D'altra parte il documento è oggetto sociale e gli oggetti sociali, afferma Ferraris, esistono fin quando c'è la memoria della loro esistenza, cioè la loro registrazione. Le leggi, le transazioni finanziarie, i trattati tra stati, i matrimoni, i tribunali, i convegni scientifici, i brevetti, la produzione intellettuale e artistica sono oggetti sociali caratterizzati dal fatto di essere registrati. In epoca gutenbergiana, gli archivi, le biblioteche e le altre istituzioni hanno assunto il compito di conservare la memoria registrata. Sono state promulgate leggi e fornite procedure e mezzi a questo scopo. Sotto questo profilo il vantaggio dell'epoca gutenbergiana rispetto all'era digitale è che la produzione documentaria era molto più limitata e che il supporto impiegato, la carta, è risultato resistente al tempo. Caratteristiche queste che hanno consentito lo sviluppo di modelli di conservazione sostenibili e complessivamente sicuri. Modelli che difficilmente potranno essere trasferiti nell'ambito della comunicazione digitale, caratterizzata dalla sovrabbondanza di registrazioni e dalla fragilità e obsolescenza dei supporti impiegati. La natura stessa del supporto cartaceo ha permesso di sviluppare un sistema diffuso e spontaneo di archiviazione, ad esempio biblioteche, collezioni e archivi privati, che ha contribuito alla conservazione della memoria della nostra civiltà, integrando le istituzioni deputate a questo compito specifico, biblioteche nazionali, archivi statali, eccetera, o collaborando con questi. In tale ambiente si è potuto sviluppare
iniziativa diffusa di una molteplicità di soggetti, inclusi privati cittadini, imprese, organizzazioni religiose, intellettuali, collezionisti, che hanno conservato documenti e raccolte librarie di ogni tipo. Il tutto è andato a formare il ricco patrimonio documentario su cui si fonda la storia e l'identità dei popoli. Il buco nero della memoria collettiva è stato definito dai colleghi anglosassoni il gap documentario che si è determinato a causa della strozzatura che segna la transizione dal cartaceo al digitale, un periodo abbastanza ampio che inizia negli anni 80 del secolo scorso. Fino a una trentina di anni fa era ancora possibile recuperare l'archivio di uno scrittore, anche molti anni dopo la sua morte. La comunicazione analogica aveva, tra le tante cose belle e rassicuranti, anche la tolleranza dei tempi lunghi. Tutte le procedure e le pratiche attivate nel Novecento per il recupero di fondi e carteggi privati di scrittori, artisti, personalità della cultura e della politica erano basati su approcci che potevamo definire ex post. Si potevano anche aspettare anni prima che le procedure di acquisizione di un fondo fossero completate, senza che le carte subissero alterazioni di sorta. Si attendeva fiduciosamente che gli eredi si decidessero, che venissero chiarite tutte le indicazioni legali, che fossero reperiti i finanziamenti, i mezzi necessari per curare degnamente un lascito. Nell'attesa bastava semplicemente proteggere gli oggetti, l'archivio, la biblioteca, da calamità naturali e da appropriazioni interne. Le pratiche basate sui tempi lunghi, se potevano risultare funzionali e persino vantaggiose nel mondo della comunicazione analogica, si rivelano totalmente inadeguati in ambito digitale, per l'obsolescenza degli hardware, dei software e dei formati, per la scarsa cura che normalmente dedichiamo alla gestione dei nostri file personali, per la sottovalutazione generale del problema della preservazione digitale. Come si possono recuperare oggi le email, i files, i blogs, i Twitter, insomma gli scartafacce e le paperolle digitali dell'ultimo ventennio? Sappiamo che questo tipo di documenti, il trattamento differito nel tempo può significare la perdita irreparabile degli oggetti digitali. Tutti gli studi e le esperienze finora maturate della preservazione a lungo termine degli archivi personali e archivi digitali mettono in evidenza l'assoluta necessità di un approccio ex ante, cioè intervenire quando l'autore è ancora in vita, pre-custodia l'intervention, quando è ancora disponibile la tecnologia che ha generato i file da conservare. In altri termini, è necessario che l'archivio destinato a essere ceduto venga predisposto per l'archiviazione a lungo termine. Già, ma come? Probabilmente ancora non si è arrivati a soluzioni robuste e sostenibili, ma ci sono importanti esperienze in corso a cui possiamo riferire. A cui ci possiamo riferire. Per esempio, il programma della Library Congress di assistenza per la conservazione degli archivi digitali personali, lanciato nel 2000 nel quadro della National Digital Information Infrastructure and Preservation Program, offre sul sito web guide, pubblicazioni, consigli pratici per la conservazione dei diversi tipi di documenti digitali, dalle mail alle fotografie, ai video contenuti in un archivio personale. In pratica si cerca di abilitare anche le persone comuni a diventare archivisti di se stessi. In breve, il programma, si spiega nella presentazione del sito, è basato sulla consapevolezza che la conservazione digitale su scala nazionale dipende dal lavoro e cooperazione delle comunità pubbliche e private. Programmi di questo tipo sono in corso anche in altri paesi e hanno il duplice scopo di stimolare le biblioteche del territorio a prendere l'iniziativa e di promuovere campagne per educare gli autori, scrittori, artisti e anche comuni cittadini a predisporre e organizzare i loro file affinché possano essere recuperati e preservati per il lungo termine. Uno tra i primi e più noti programmi nel campo della preservazione degli archivi personali digitali è Paradigm, Personal Archives Accessible in Digital Media, condotto congiuntamente dalle biblioteche dell'Università di Oxford e di Manchester. Iniziato nel 2005 nell'ambito di un programma finanziato dal CISC, l'ente britannico che promuove e sostiene l'innovazione tecnologica nel settore dell'università e della ricerca,
Il progetto si propone di sperimentare e sviluppare pratiche di conservazione di archivi digitali privati in linea con le norme archivistiche e i requisiti per la conservazione dei documenti digitali. Nel corso degli anni, Paradigm, oltre ad aver prodotto una utilissima guida accessibile online, diverse pubblicazioni e altri strumenti, ha prodotto anche diverse pubblicazioni e altri strumenti per l'archiviazione digitale. In tale ambito, la Coldrea Memory ha curato l'archivio personale di un esponente del Partito Conservatore, mentre la John Roiland University Library di Manchester si è occupata dell'archivio di un esponente del Partito Laburista. Ora in Italia non so quante biblioteche dovremmo avere, perché ci sono tantissimi partiti, quindi sarebbe un po' più difficile. A proposito degli archivi personali di uomini politici, va segnalata in Italia l'iniziativa dell'Associazione Massimo Vannucci, che lavora a un progetto per la conservazione a lungo termine dell'archivio cartaceo digitale del politico scomparso. Questo è un archivio che si trova a Macerata. Hanno organizzato un convegno recentemente, no, due anni fa, sull'argomento, i cui atti sono stati pubblicati da Turini per chi volesse documentarsi. Uno dei programmi di conservazione a lungo termine di archivi letterari personali di maggiore risonanza, anche a causa della notorietà dell'autore che va ceduto, è quello condotto dalla Emory University Library di Atlanta, Stati Uniti, che nel 2006 rilevò l'archivio del celebre scrittore Salman Rushdie, colpito nel 1989 dal fatwa di Khomeini, in seguito alla pubblicazione del romanzo Versi satanici, che ne decretava la condanna a morte e che costrinse lo scrittore a vivere sotto protezione. Il primo versamento dell'archivio di Rushdie comprendeva sia documenti nativi digitali che cartacei, 4.000 files, 18 GB di dati, email, blog, foto, video, interviste, test, eccetera, alcune centinaia di metri lineari di libri e scartafacci cartacei, oggetti legati alla vita dell'attività dell'autore, tipo oggetti fisici, ricordi, eccetera, oltre a 4 computer usati da Rushdie a partire dal 1989. L'archivio conteneva anche la corrispondenza privata dello scrittore, diari, agenti, ricordi d'infanzia, conti e dati bancari. Fin da preliminare per l'acquisizione dell'archivio fu deciso di procedere con un approccio olistico per favorire l'integrazione delle parti cartacee e digitali dell'archivio e per equilibrare le esigenze della ricerca con le necessità di riservatezza e di sicurezza del donatore. Quest'ultimo aspetto ha richiesto una lunga fase preparatoria, molto impegnativa, anche per i numerosi aspetti legali indicati, in cui la collaborazione dello scrittore è stata fondamentale. Il progetto è stato affidato a un team composto da archivisti e informatici, esperti sia di procedure tradizionali che delle nuove metodologie proprie della rete digitale, e quindi in grado di affrontare le problematiche di un archivio ibrido. Grazie alla disponibilità dei 4 computer usati da Rushdie, è stato possibile non solo recuperare integralmente l'archivio, ma anche ricostruire l'ambiente operativo in cui lo scrittore ha sviluppato le sue creazioni. Questo, se vi ricordate, Cocetti diceva, quando parlava di archivi culturali, il contesto, ricostruire il contesto. Questo è stato fatto anche nel contesto informatico, perciò anche il recupero delle macchine è stato una questione importante. Grazie alla disponibilità dei 4 computer usati da Rushdie, è stato possibile non solo recuperare integralmente l'archivio, ma anche ricostruire l'ambiente operativo in cui lo scrittore ha sviluppato le sue creazioni. Dal 2010 la prima parte dell'archivio, consultabile solo in sede, anche gli altri archivi ho visto di questo tipo sono consultabili solo in sede. È accessibile al pubblico, quindi dal 2010. La strategia di conservazione adottata si basa sulla tecnica dell'emulazione, che consiste nello sviluppo su nuove macchine di programmi che simulano le funzionalità delle macchine obsolete che le hanno originato i file. Questa strategia è considerata la più affidabile nel caso degli archivi letterari perché è in grado di salvaguardare l'integrità e mantenere la funzionalità dei file originali. Come si può immaginare, si è trattato di un'operazione lunga e complessa e anche economicamente onerosa, dove si è rivelata decisiva la collaborazione dei donatori del donatore nella fase preparatoria e le competenze del team di archivisti informatici e giuristi che hanno condotto il progetto.
una metodologia in parte simile adottata dall'unico programma di archivio letterario digitale per arti vitali di cui io la conoscenza, anche qui invoco la mia non totale competenza in questo campo, il PAD, Pavia Archivi Digitali, che affianca il centro manoscritti dell'Università di Pavia, il noto istituto fondato da Maria Corti, che ospita gli archivi e le biblioteche personali di numerosi autori italiani. Il PAD, che ha iniziato la sua attività nel 2014, ha acquisito gli archivi digitali di diversi scrittori e poeti viventi, Peppe Severgnini, Franco Buffoni, Silvio Vallone, Gianrico Carofiglio e Paolo Di Paolo. Un recente articolo di Paul Weston, che anche è coordinatore del PAD, articolo di Paul Weston e degli altri, che descrive l'attività di questo progetto, mette in evidenza l'importanza della fase preliminare delle procedure di conferimento e di acquisizione di un archivio digitale personale, dove il dialogo con l'autore risulta di fondamentale importanza, sia per meglio risolvere i problemi di natura tecnologica, sia per conoscere e ricostruire il contesto, vale a dire il modo di lavorare dell'autore, i rapporti con i suoi colleghi, come il testo si stratifica. Tutti elementi che poi vengono riportati nel sistema di gestione e che possono essere considerati un valore aggiunto ai fini della ricerca. D'altra parte, gli stessi autori dell'articolo devono ammettere che gli standard e le buone pratiche offerte dal programma, panorama delle realizzazioni esistenti non sembrano sufficientemente consolidati. Siamo dunque ancora agli inizi di una sfida che vede impegnati biblioteche, archivi e laboratori informatici alla ricerca di soluzioni affidabili e sostenibili. Un progetto di ricerca della Biblioteca dell'Università di Stanford, Born Digital Programs, ha messo a punto un'applicazione per il recupero e la conservazione delle email e sta lavorando allo sviluppo di un programma per recuperare la registrazione obsolete che consiste nella realizzazione di workstation in grado di leggere diversi tipi di supporti digitali come floppy disk, CD, DVD, dischi rigidi, eccetera. È probabile che nel giro di alcuni anni i metodi per la conservazione digitale saranno più robusti, meno onerosi e alla portata di un maggior numero di organizzazioni. Dai casi a cui abbiamo sommariamente accennato, emerge che i programmi di archiviazione a lungo termine richiedono uno spiegamento di mezzi e di competenze che pochi enti si possono permettere. Si potrà ricreare la corsa a conservare, parole dei docenti, che aveva visto accanto alle tradizionali istituzioni della memoria noi protagonisti come le banche, le fondazioni, amministrazioni pubbliche che spesso segnavano agli stessi archivi e biblioteche il frutto delle loro acquisizioni? Sarà possibile in un ambiente digitale ritrovare la benvenuta proliferazione di iniziative, anche questa è una parola di Bucetti, che aveva caratterizzato il Novecento? Probabilmente non sarà possibile, forse neanche desiderabile, visto gli inconvenienti che nel passato ha comportato la mancanza di coordinamento tra diverse iniziative, sia sul piano delle acquisizioni che sul versante delle procedure. La cooperazione tra i vari centri e iniziative è assolutamente necessaria in questo campo e lo è ancora di più in questo nostro Paese, che ancora una volta accusa un colpevole ritardo di fronte al nuovo che avanza. Lo stile uomo del Novecento di Crocetti potrebbe indurre a ritenere che mantenesse una certa distanza dalla tecnologia. Così non è. Crocetti era persona attenta agli sviluppi tecnologici del mondo della comunicazione ed era molto veloce nel percepire la carica innovativa di una certa applicazione, accoglierne le implicazioni organizzative ed intellettuale per suo, a porsi domande sulle conseguenze sociali e culturali di lo dimostra il suo contributo a SDN, non solo nel suo ruolo istituzionale rivestito nella fase di gestazione del progetto come capo del servizio per i librari della regione toscana, che pure fu cruciale in quelle circostanze, ma per averlo collocato, come diceva lui, nel flusso culturale generale, di averlo saputo interpretare criticamente e proposto alla comunità dei bibliotecari non come un programma a sé stante, ma come un progetto che si serve dell'automazione per ottenere un nuovo disegno complessivo della realtà bibliotecaria italiana. Queste sono parole di Crocetti. Ho l'impressione che questa concezione strumentale della tecnologia era un espediente usato da Luigi per smitizzarla, per mettere in guardia i bibliotecari dalla seduzione del tecnicismo, dal confondere i mezzi con i fini, ma poteva anche suonare come un limite,
alla comprensione delle mutazioni radicali che l'innovazione comporta in tutti i rami dell'attività umana, quando affermava che la rivoluzione c'è, ma è di tipo quantitativo. Oppure quando ironizzava sulla contrapposizione accesso-possesso, glissando sulla nuova valenza di questi due termini nel contesto della comunicazione digitale, con il rischio di non cogliere appieno le nuove dinamiche del mercato dell'informazione e le complesse implicazioni sul piano degli interessi economici da una parte e dei diritti di accesso alla conoscenza dall'altra. Eppure, discutendo con lui su questi temi, su questi argomenti, avevo l'impressione che la sua propensione a sfatare gli elementi di discontinuità, a ridimensionare l'impatto della tecnologia, non derivasse solo dal suo connaturato equilibrio e senso della misura che tutti riconosciamo, ma fosse dettato da un senso di responsabilità verso la comunità professionale, dal proposito di volerla rassicurare di fronte all'ansia del cambiamento. I bibliotecari, osservava con un tocco di compiacente ironia, sembra talvolta che pensino di essere soli al mondo, i soli a essere investiti dalle nuove tecnologie, ma esse sono pervasive e certo non proliferano soltanto nelle biblioteche. Tutto questo è già accaduto e seguirà e si vedrà avere altri sviluppi in ciascuna professione, dalla professione del medico alla professione dell'ingegnere, dell'insegnante e dell'astronomo. Non risulta che in queste categorie, con il progetto semplice, lo sconforto, pagina 87 del libro del Desiderio di Cominciare. In fondo, Luigi, da convinto progressista qual era, non diva fiducia nella tecnologia, nella tecnologia come mezzo, cioè guidata da mani ferme e menti intelligenti, in tutti i rami della vita umana, nei trasporti come nella medicina, in biblioteconomia come in archivistica. Non dubitiamo, parole di Crocetti, che soluzioni ci saranno e forse la stessa tecnologia, con il suo potere autorisarcente, troverà i rimedi, come si diceva Crocetti, ma subito aggiungeva, sarà in ogni modo utile cominciare a pensarci fin da ora, come infatti sta accadendo, con riflessione e ipotesi. Queste parole rivolte alla comunità professionale circa 10 anni fa conservano ancora la loro straordinaria efficacia. Oggi, in questa città, che per 10 anni è stato luogo privilegiato degli incontri sugli archivi letterari, suonano come un invito a riprendere la riflessione su un tema di così stringente e urgente attualità per la tutela e la valorizzazione della memoria storica del Paese e per il futuro dell'insegnamento e della ricerca.